Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Manuela Moreno, star del TG2, incanta i suoi follower con un look estivo e raffinato. La giornalista si sta godendo le vacanze. Nata a Roma nel 1966, Manuela Moreno ha sempre sognato di fare una carriera da sportiva. Da quando era una ragazzina pratica pattinaggio e si è anche iscritta all'Istituto Superiore di Educazione Fisica con l'intento di diventare insegnante di ginnastica. Poi un brutto infortunio la costringe a cambiare i suoi progetti, ma la catapulta nel mondo del giornalismo, dove continua ad avere molte soddisfazioni. In questo periodo tra un impegno di lavoro e l'altro, la Moreno si sta godendo come tutti qualche momento di relax. Non è passato inosservato il suo look, sfoggiato in queste ore nelle sue stories di Instagram. Il look di Manuela Moreno. Manuela Moreno non solo incanta il pubblico della Rai con il suo allure e la sua bellezza, ma anche gli internauti. La conduttrice di TG2 Post è molto attiva su Instagram, dove ha un seguito di oltre 70.000 follower. Qui la giornalista ama condividere foto e video che raccontano le sue giornate, ma ce n'è uno condiviso in queste ore, che mette in risalto il suo stile. La Moreno infatti ha pubblicato una clip in cui la si vede trascorrere una serata spensierata in compagnia dei suoi amici. Per l'occasione ha deciso di sfoggiare un look di tendenza, tornato di moda e molto francese, ossia il foulard tra i capelli. Manuela Moreno infatti lo indossa in pendant con la camicia verde, a mo' di fascia, che le avvolge il capo lasciando liberi i suoi ricci rossi. Un outfit che le dona molto e che sarà di ispirazione a molte donne, che vogliono apparire eleganti, ma anche un po' particolari, senza rinunciare al buon gusto. Vita privata. Manuela Moreno è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata. Sappiamo però, visto che lo ha svelato lei stessa nel 2020, che ha una relazione stabile con un uomo che vive nel nord Italia con il quale ha anche trascorso il lockdown. Intanto la vita professionale non ammette distrazioni. Le prossime elezioni del 25 settembre richiedono un maggior sforzo ai giornalisti in questo periodo estivo. TG2 Post, il programma di approfondimento giornalistico di Rai 2. Avrà anche un appuntamento settimanale in prima serata. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.